Buongiorno, fratelli e sorelle rossonere, buongiorno, 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 buongiorno. Che dire, che dire, che dire, che di- non che dire, eh? Che dire, tanta roba veramente, tanta roba, bravi tutti. Non soffermiamoci sui singoli, parliamo del complessivo di tutti i ragazzi. Sono stati veramente, 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 veramente e ancora veramente eccezionali. Gran bella partita. Partita di testa e soprattutto partita di motivazione, il che mi fa incazzare. Mi fa incazzare perché? Perché ti fa vedere che il Milan, quando ci mette la motivazione, quando c'ha la testa la motivazione, ma non ce n'è per nessuno, non ce n'è nemmeno per il Napoli, per chi volete voi, non ce n'è, non ce n'è veramente. È per quello che mi arrabbio, perché vuol dire che se giocano di testa, con la giusta testa e la motivazione giusta, questi spaccano. I nostri ragazzi non lasciano superstiti, cioè è incredibile il 4-0 di ieri sera, sembrava veramente giocavano sul velluto. Qualcuno potrà dire, ok, l'avversario era modesto, un avversario modesto. Il Salisburgo effettivamente non ha chissà cosa, è una squadra che corre tanto, poi a livello di qualità complessiva non è il top, però è una squadra che ha messo in difficoltà il Chelsea, è una squadra di giovani talentini, lo stesso Okafor, che tra l'altro poi vi racconto. Quindi tutto sommato il Milan ha fatto un'impresa eccezionale, perché l'ha voluta veramente, ragazzi, perché l'ha voluta, l'hanno voluta i ragazzi con tutto loro stessi. È stata un'impresa veramente eccezionale. Ripeto, non parlerò dei singoli perché tanto ne avete già sentito ampiamente parlare un po' da tutti, quindi non mi interessa farlo. Però gran bella partita, complimenti. Adesso andiamo agli ottavi. Come ho detto ieri, da qui in poi può succedere qualsiasi cosa, può succedere veramente qualsiasi cosa con l'andata e ritorno, può incontrare chiunque delle forti, anche perché siamo secondi, quindi saremo costretti a incontrare una delle prime, che fosse PSG, che fosse City. Qualcuno dice meglio le portoghesi, sta a cippa, perché il Benfica gioca che fa paura, fa veramente paura. Però arrivati a questo punto ce la giochiamo a viso aperto, comunque vada sarà un successo, come diceva qualcuno. Sembra una frase fatta, ma la verità è che comunque vada sarà un successo, perché intanto un passo in più in avanti l'abbiamo fatti. Il Milan è proiettato verso un futuro bellissimo, ragazzi, verso un futuro radioso. Questi ragazzi qua si giocano così anche in campionato, adesso la testa è libera perché la Champions si riprenderà più avanti, ma se giocano anche così in campionato, io ribadisco che non ce n'è per nessuno, né Inter, né Juve, né Napoli, ma ne sono convinto. Se giocano così, ok? Se perdono la concentrazione, perdono la motivazione, come è successo col Torino, anche se mi viene da pensare che col Torino avevano la testa alla parte col Salisburgo, ma non è corretto comunque. Tu devi avere sempre la testa. Prendi esempio da Napoli. Napoli ha sempre la testa in qualsiasi partita, che sia campionato o che sia Champions League. Bisogna avere sempre la testa, sempre, sempre, sempre. Un grande anche applauso per Onestà Intellettuale a Pioli, per quello che ha fatto ieri sera, per gli interpreti che ha messo in campo, perché li ha azzeccati tutti. Quindi bisogna riconoscere il buon lavoro di Pioli. Quando c'è da riconoscere, c'è da riconoscere. Quando fa qualche cosa che secondo noi non è corretta, lo dico. Però quando c'è da riconoscere la sua capacità, la sua bravura nell'impostare una partita e mettere una squadra in campo come Dio comanda, devo dirlo, devo dire bravo Pioli, un applauso a quello che hai fatto. Sei stato veramente un grande, come un grande sono stati tutti gli altri, Giroud, Hernandez, Benasser, metronomo pazzesco e tutti gli altri. Detto ciò, ragazzi, ieri sera, finale della partita, mi è stato detto da qualcuno che è presente, non faccio nome per correttezza, che il Milan si è, e Maldini si è intrattenuto con i dirigenti comunque del Salisburgo per parlare di Okafor, perché al Milan piace Okafor. Si sono messi lì a parlare, ora i contenuti esatti non li sappiamo. Sappiamo che hanno parlato di Okafor in ottica giugno 2023. È un profilo che interessa al Milan, lo sappiamo, giovane, futuribile, eccetera, eccetera, tutte le solite cose, potenzialmente un crack, e hanno parlato di questo giocatore. Cosa risulterà poi a giugno 2023? Non lo sappiamo, però non è la prima volta che parlano di Okafor. E attenzione, perché si potrebbe concretizzare. Come mi è stato detto anche
che il rinnovo di Leao è molto molto vicino e potrebbe veramente avvenire prima del mondiale. Prima del mondiale, perché Maldini ieri sera in intervista, quando gli ha chiesto del rinnovo di Leao, ha fatto un sorriso a 50.000 denti e ha detto siamo a buon punto. Maldini sapete che non si espone mai a cippa di lupo, ma dice le cose solo quando ha una certezza sua. Chiaro che ha aiutato molto questa qualificazione agli ottavi di Champions League, perché entrano soldini, perché c'è la motivazione personale, la motivazione del gruppo, della squadra, eccetera eccetera. Leao sta benissimo a Milano, potrebbe veramente essere accontentato Leao una cifra intorno ai 7 milioni di euro, attenzione, intorno a 7 milioni di euro, poi che paghino meno questa multa con lo Sporting non c'è dato sapere, secondo me non ci sarà dato sapere mai, secondo me rimarrà sempre un mistero quello che faranno, ma a noi poco importa, importa che i campioni rimangano, che la squadra continui a crescere e che gli obiettivi siano sempre uno step by step più in alto. Fatemi sapere anche voi che entusiasmo avete in corpo, cosa vi aspettate e quanto state ancora godendo. Ragazzi, sempre vi sentiamo più tardi, sempre Forza Milan, comunque e ovunque. Noi ovviamente ci sentiamo come sempre più tardi e addio!